mangiare sane d'olio ed un frutto, in modo tale che non ci siano problemi né di allergie né di appunto appartenenze religiose, e che sia comunque un pasto equilibrato e sano. Se i genitori non pagano la mensa scolastica, i bambini avranno un pasto fatto di pane e olio. Questo accade dallo scorso lunedì a Montevarchi, dopo la stretta dell'amministrazione comunale contro i furbetti del ticket. Il nuovo regolamento approvato la scorsa primavera prevede infatti, alla scadenza del 31° giorno di mancato pagamento, la sospensione del servizio. E al 31° giorno di inadempienza e dopo ulteriori naturalmente sollecitazioni, non provvede a caricare la card e non porta neanche, non dà neanche al bambino il pasto da casa, il comune, per non fare rimanere digiuno il piccolo, dà in accordo con il servizio di mensa che pensa ai pasti, un pasto sostitutivo che è fatto da pane e olio ed un frutto. Poi la dirigente scolastica ha la libertà di scegliere se far mangiare questi bambini insieme agli altri che usufruiscono della mensa, oppure farli mangiare in un luogo idoneo apparecchiato dove mangiano già altri bambini i cui genitori hanno scelto di non farli mangiare a mensa, ma di farli mangiare con dei pasti portati da casa. Siccome queste sono famiglie che non hanno problemi economici, non hanno giustificazioni nei confronti del figlio, nonostante tutte le sollecitazioni l'amministrazione ha provveduto a fare. Ad accendere le polemiche era stato l'ex sindaco e consigliere comunale Francesco Maria Grasso. Non è possibile, non riuscendo a raggiungere i genitori o comunque le azioni esecutive verso coloro che non pagano, attivare un percorso non dignitoso nei confronti dei bambini di 5-6 anni. Io sicuramente presenterò al Consiglio Comunale una mozione di censura e chiederò che venga ritirato il provvedimento, e poi ho detto io attiverò tutte le possibilità che ci sono fino ad arrivare alla denuncia in sede internazionale per un atteggiamento che secondo me viola i diritti del fanciullo.